No, il titolo non è clickbait. Deriva dal libro scritto da Paul McKagan, sì, il bassista degli Oasis, e da Paulo Hewitt, The Greatest Footballer You Never Saw, il più grande calciatore che non avete mai visto. La storia di Robin Friday. Robin Friday è per diversi motivi una leggenda. Non lo ricorderete mai per aver alzato una coppa né per aver segnato un romantico gol a Liverpool ad Anfield, ma è una leggenda. E la leggenda risiede nel fatto di non esserlo stato, o meglio, di non esserlo voluto essere, perché Friday è il giocatore anni 70 per eccellenza. Stan Bowles, George Best, Stanley George, chi più chi meno ce l'avevano fatta, e ce li ricordiamo, oltre che per le vicende extracalcistiche, anche per il loro talento. Ma Friday no, Friday è rimasto sopito nel sottobosco della storia del calcio come un musicista che suona benissimo, ma che lo fa nella metropolitana invece che nel più grande teatro del mondo, perché semplicemente certi palcoscenici li rifiuta, non perché non siano adatti a lui. Robin Friday nasce ad Acton, ovest di Londra, il 27 luglio del 1952. Sua madre, Sheila, era figlia di un ex giocatore del Bradford, squadra che il padre portò Robin e il gemello a vedere quando questi aveva 2 anni. Il calcio piaceva al piccolo Robin, che lo praticava col fratello e il padre al parco nei tranquilli pomeriggi west londinesi. Un talento in divenire, tanto che all'età di 12 anni venne aggregato alle giovanili del Crystal Palace, che rimase strabiliato dalle doti tecniche del ragazzo. Passò poi al QPR e infine al Chelsea, il tutto nell'arco di un anno. Perché? Perché la sua indisciplinatezza tattica e comportamentale fece sì che i club si stancassero presto di lui. A 14 anni cominciò a giocare col fratello e il padre in una squadra amatoriale locale. A 16 era già una star, dei furti però. Cominciava così a manifestarsi sinistramente quell'inclinazione alla vita sregolata che lo caratterizzò nell'arco della sua sfortunata e breve esistenza. A causa dei furti andò in prigione diverse volte. La seconda però fu decisiva perché divenne la star della squadra locale di football durante i Prison Games, il che gli permise di fare anche alcune apparizioni premio nell'Academy del Reading. Uscito di prigione si sposò a 17 anni con una ragazza di colore. Una scelta che in quegli anni venne visto anche come un problema che gli causò anche una rissa in un pub, ma la svolta calcistica venne da lì a poco. Un amico che giocava nel Walthamstow Avenue gli fece fare un provino. E ragazzi, quel provino andò talmente bene che nello stesso giorno Friday firmò il contratto. E il Walthamstow militava nell'Isthmian League, ragazzi, una serie minore inglese. E gran parte dei calciatori andava dopo l'allenamento a lavorare e si unì ai suoi compagni di squadra anche in ambito lavorativo. Giocò talmente bene che l'anno successivo andò a giocare poi per l'AIS, altro club di Isthmian League che però era posizionato molto più in alto rispetto a Walthamstow e molto più vicino alla città natale di Acton, però prendeva molto di più di stipendio, passando dalle 10 sterline alle 30, e nell'AIS iniziò a scrivere la sua leggenda, sebbene fin dall'inizio ebbe problemi riguardanti un piccolo infortunio. E proprio in questo periodo iniziò Friday a scrivere la sua personale leggenda. Ad esempio, in un'occasione, l'AIS cominciò una partita in 10 perché Friday si trovava a bere in un pub, il pub di fianco allo stadio, come qualsiasi altro tifoso. Ma l'aneddoto già di per sé divertentissimo fa ancora più pensare quando Friday decise poi finalmente di presentarsi al campo, entrò e fece anche addirittura ubriaco fradicio il gol finale. Ma veniamo alla svolta vera e propria, perché il 9 dicembre del 1972 vede di fronte in FA Cup la squadra di Friday, l'AIS, contro una squadra professionistica di 4th Division inglese, il Reading. All'Elm Park, lo stadio del Reading, finì 0-0. Nel replay i Reading riusciranno poi a vincere 1-0, ma l'allenatore del Reading, Charlie Hurley, rimase sbalordito dalle prestazioni di quel ragazzo e tornò egli stesso diverse volte all'AIS soltanto per guardare e visionare quel ragazzo. E nel 1974 riuscì ad accaparrarselo, quindi ragazzi, Robin Friday diventa nel 74 un giocatore professionista del Reading. In verità firmò un contratto da amatore che gli consentiva di continuare a lavorare e nel frattempo si allenava con le riserve del Reading. Ragazzi, anche se parliamo di tanti anni fa, pensiamo al romanticismo che c'è dietro questa storia. Un lavoratore dell'Ovest di Londra, col vizio dell'alcol e delle droghe, riesce a farsi acquistare da una squadra professionistica.
Era in fondo l'occasione per il riscatto per la vita di Robin Friday. E anche se aveva tutti quei vizi, chiunque di noi ha diritto a una seconda chance, non trovate? Il Reading in quel momento veniva da un periodo bruttissimo, in cui non riusciva a ingranare mai una vittoria. Pensate, solo 2 vittorie in 14 partite. Per cui il Mr. Harley fu costretto a far giocare Friday, almeno per dare una scossa alla prima squadra. E con Friday in campo, i Royals iniziarono a ingranare e avvenne il vero e proprio miracolo calcistico. I tifosi impazzirono per quel George Best di quarta divisione e Harley salvò la panchina. Segnò alcuni gol che nella mente di chi li vide erano assurdi, incredibili, inimmaginabili, frutto della mente e dei piedi di un genio del calcio. Friday però impressionò non solo in campo, anche fuori, ragazzi, perché fece perdere le staffe a diversi gestori di pub. Il suo amore per l'alcol lo trovò a imbattersi in diverse controversie e a vedersi bandito da tantissimi locali. Ma l'apice della sua carriera da bevitore lo raggiunse una sera, quando con tutti i pub chiusi entrò in un night. Il The Churchills, tra l'altro il peggiore della città, cappotto lungo e stivali. Entrò nel pub, prese posto in mezzo alla pista e si tolse poi il cappotto, mostrando il fatto che era completamente nudo sotto. E danzò così per tutta la notte, completamente nudo, soltanto con un paio di stivali ai piedi. Inventò poi successivamente anche una danza che si chiama The Elephant. Praticamente lui, con i pantaloni stavolta, tirava fuori dalle tasche, appunto, tirava fuori proprio le tasche, ok? Quindi a mo' di orecchie. E non vi lascio immaginare quale sia la proboscide dell'elefante. E sebbene ci fossero tutti questi problemi, grazie a lui il Reading riuscì a terminare la stagione in 6ª posizione, quindi per Harley era difficilissimo poter abbandonare un campione che l'aveva portato dai bassi fondi in 6ª posizione. Insomma, gli veniva più o meno tollerato tutto, secondo il dettame machiavellico del fine giustifica i mezzi. Sheffield United e Arsenal si interessarono al ragazzo, ma non se ne fece mai nulla. Forse perché alcuni scout vennero a sapere che una sera, una notte, Robin Friday fermò il bus vicino a un autogrill e, con la scusa di andare in bagno, si accorse di essere vicino a un cimitero. Allora entrò nel cimitero, prese alcune decorazioni da morto, le portò all'interno del pullman e le mise a fianco del presidente che stava dormendo. Oppure alle loro orecchie giunse la novella in cui Friday, quando soggiornava in una trasferta insieme alla squadra, si presentò all'albergo non con un cane, un gatto, quello che volete, ma con un cigno, ragazzi. Rendiamoci conto, qua entra con un cigno e sì, è il mio animale domestico. Però ragazzi, ci risiamo, in quella stagione segnò 18 gol che gli valsero anche il premio come miglior giocatore della quarta divisione. Anche se in quella stagione il Reading, per assenza di Friday, che era rimasto a letto per un virus secondo alcune voci, stava retrocedendo sempre di più in classifica. In realtà si è poi scoperto che Friday stava male perché era stato ritrovato ubriaco, fradicio, all'interno del bar dell'albergo. Ma cosa gli volete dire a uno così? La stagione 75-76 fu la migliore in cui giocò Robin Friday, segnò 22 reti, 21 soltanto in campionato, e fece promuovere il Reading in 3ª divisione inglese. E tra l'altro fuori dal campo riuscì a stare anche abbastanza tranquillo, se non per una volta che rubò un set di bicchieri per il vino per il suo capitano che gli andò a regalare, perché una volta soltanto mentre erano al bar il capitano disse: "Che belli quei bicchieri, li vorrei tanto". Ecco, lo prese proprio alla lettera, possiamo dire. Ma la stagione successiva si aprì con alcuni problemi riguardanti lo stipendio, in quanto il Reading non aveva la disponibilità economica di pagare un aumento di stipendio ai suoi giocatori, e quindi Harley in quel periodo si lasciò completamente andare, si sposò una seconda volta e non vi dico come si presentò al matrimonio, ragazzi. E quando la squadra si presentò per il precampionato, Friday era veramente fuori forma a livelli inimmaginabili. Era completamente fatto, completamente ubriaco. E per Harley probabilmente questa è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso. Oltre agli allenamenti saltati e alle condizioni in cui si ritrovava, ragazzi, addirittura una volta in una partita si fermò durante il gioco, andò verso il pubblico e chiese: "Ragazzi, quanto stiamo?"
cioè non sapeva neanche il risultato della partita che stava giocando. Oppure dopo una brutta prestazione Mansfield decise arrabbiatissimo di entrare nel bagno dei padroni di casa e defecargli dentro e un pochino anche fuori dal water. Non un gesto veramente da lord inglese, possiamo dire. Il Cardiff si interessò a lui. Friday in realtà all'inizio non voleva andarci. Alla fine, quando Reading disse o vai là o risoluzione del contratto, alla fine accettò. Anche se ovviamente nella sua testa egli non voleva andare via da Londra. E quale miglior modo per presentarsi ai nuovi tifosi se non quello di farsi arrestare mentre stava andando a Cardiff? Perché venne fermato sul treno Reading Cardiff e gli chiesero il biglietto, lui ovviamente non ce l'aveva e quindi venne arrestato. Grandissimo. E il debutto, ragazzi, addirittura avvenne contro il Fulham. E fino a questo voi direte, beh, vabbè, il Fulham ci può stare. No, ragazzi, perché il Fulham, all'interno del Fulham, come difensore centrale c'era la leggenda di Bobby Moore. Per chi non lo sapesse, uno dei più grandi difensori della storia del calcio inglese, alzò addirittura la Coppa del Mondo, appunto, nel 60. Pensate che però il grande Friday si possa impensierire di giocare contro Bobby Moore? No, ragazzi, fece addirittura 2 gol e andò ad esultare in faccia a Moore stringendogli i testicoli, che nel favoloso mondo di Friday immagino possa essere un gesto di grande stima. Ma quello è soltanto un lampo nel buio, ragazzi, perché da lì a poco la parabola discendente si fece sempre più ampia. E 2 erano i fattori che contribuirono a questa parabola discendente. Il pessimo rapporto con Jimmy Andrews, l'allenatore del Cardiff, che secondo Friday era un vero e proprio coglione, e soprattutto la lontananza da Londra. Tanto da non risiedere nell'abitazione che gli era stata data dalla squadra del Cardiff, ma continuare a fare avanti e indietro Cardiff-Londra col treno, senza però fare il biglietto, ovviamente, perché altrimenti non sarebbe Robin Friday. Però non venne arrestato. Cosa si inventò per non essere mai beccato? Faceva praticamente finta di essere il controllore. Praticamente quando una persona andava in bagno, lui faceva finta di essere il controllore, gli bussava e diceva ticket please. Quello dal bagno giustamente usciva fuori soltanto con la mano facendogli vedere il biglietto. Lui gli rubava il biglietto e scappava. Un genio. Uno dei picchi della carriera di Friday avvenne un giorno durante la partita contro il Luton Town, in cui il Cardiff doveva assolutamente vincere perché era in lotta per non retrocedere. Fin da subito tra Robin e il portiere del Luton Town, Alexic, si accese una bella diatriba. E entrarono parole grosse al punto che Friday fu costretto a entrare duramente sul portiere. Quando Friday si avvicinò per chiedergli scusa, Alexic lo mandò a quel paese. Una dichiarazione di guerra alla persona sbagliata, come si accorse a tempi brevi. Robin riconquistò immediatamente palla. Si avvicinò ad Alexic, lo mise a sedere e infilò il pallone nella rete, salutando il tutto con il gesto delle dita a V, segno di insulto nei paesi anglosassoni. Il fatto in questione è famoso perché venne immortalato in uno scatto che il gruppo dei Super Furry Animals utilizzò per la copertina di un album dall'eloquente titolo The Man Don't Give a Fuck, una sintesi estrema della personalità di Friday. La stagione 77-78 Friday ebbe problemi di salute che arrivarono addirittura a fargli perdere 13 kg. Il 29 ottobre a Cardiff era in scena il Brighton per quella che sarà la penultima partita di Robin Friday. Durante questa partita, come gli succedeva anche spesso, Friday si ritrovò ad essere a muso duro con un avversario in particolare, Mark Lawrenson. Quando il difensore del Brighton entrò in scivolata e tentò un tackle su Robin, quest'ultimo lo colpì violentemente con un calcio in faccia, cosa che gli costò ovviamente l'espulsione diretta e 3 giornate di squalifica. E secondo la leggenda, rientrando negli spogliatoi, andò apposta a cercare la borsa di Lawrence nello spogliatoio del Brighton e ci defecò dentro, un vizio che evidentemente non aveva perso dai tempi del Reading. Andrews ovviamente, quando venne a sapere la cosa, lo mise immediatamente in lista trasferimenti, ma Robin non poteva dargli la vinta a quel coglione, così l'aveva chiamato lui, E allora disse, bene, tu mi metti in lista trasferimenti, allora io mi ritiro dal calcio. Ebbene sì, ragazzi, a soli 25 anni, per questa scaramuccia Robin Friday decide di ritirarsi dal calcio e di tornare a lavorare, e appese gli scarpini al chiodo tra lo stupore di tutti.
Molte volte i tifosi del Reading e anche gli allenatori successivi della squadra cercarono di farlo tornare a giocare, ma la sua risposta maggiormente all'allenatore Evans fu: ho metà dei tuoi anni e ho vissuto due volte più di te. Insomma, un modo carinissimo per rifiutare l'offerta. Ma anche al di fuori della vita calcistica continuò i suoi numeri da leggenda, tant'è che una volta si finse poliziotto per andare a sequestrare la droga dei ragazzi e degli spacciatori per poi consumarla per se stesso. Morì a solo 38 anni, nella solitudine di un appartamento di Acton, per un arresto cardiaco dovuto ad un overdose. Era il 22 dicembre del 1990. Il calcio inglese perdeva in quel giorno uno dei suoi più grandi talenti inespressi. Un carattere ingestibile che andava di pari passo a una classe sopraffina. Abitudini da rockstar che poco si addicevano ad un calciatore professionista furono le cause del suo insuccesso. Ma come ho detto all'inizio, più che dire che non è stato Friday, non è voluto esserlo. Aveva, inutile nasconderlo, il talento per giocare in First Division. Anzi, aveva più talento della maggior parte dei giocatori di First Division. Sarebbe bastato cambiare, ma lui non volle. Rimase sempre il ragazzo di Acton che rubava autoradio, perché quello era il suo mondo. Si ritirò a 25 anni per andare ad asfaltare strade, il che dice praticamente tutto. Ed è questo che rende Friday un'icona leggendaria e romantica del calcio inglese, perché, come detto, altri ce la fecero. Magari avevano più talento o meno talento, certo, però ce la fecero. Lui no, lui non riuscì mai ad abbandonare il suo stile di vita, il suo modo di essere. Partì dal calcio amatoriale e arrivò fino ai professionisti, ma si fermò di botto. In 4 stagioni entrò nella storia del Reading e venne eletto anche Player of the Millennium. Fece una fugace apparizione nel Cardiff e poi decise di punto in bianco di finirla lì. E solo chi è consapevolmente pazzo può prendere una decisione simile. Non a caso, in una delle sue rarissime interviste, disse: «Sul campo odio tutti gli avversari. Non mi frega un cazzo di nessuno. Le persone pensano che io sia pazzo. Un pazzo. I'm a winner». Robin Friday, signori. The best footballer you never saw. Ma chi lo vide non lo dimenticherà facilmente. Grazie mille per aver visto questo video. Un saluto. Ciao da Papyrus.